Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. L'umanità vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti che progressivamente si estendono all'insieme del globo. Provocati dall'intelligenza e dall'attività creativa dell'uomo, questi mutamenti si ripercuotono però sull'uomo stesso, sui suoi giudizi e sui suoi desideri individuali e collettivi, sul suo modo di pensare e d'agire, sia nei confronti delle cose che degli uomini. Possiamo così parlare di una vera trasformazione sociale e culturale, i cui riflessi si ripercuotono anche sulla vita di ogni cristiano. Questa trasformazione reca con sé non lievi difficoltà, ad esempio, visti i continui progressi tecnologici dell'uomo, l'intima presunzione di bastare a se stesso, e cioè di non dover rendere conto a nessuno delle proprie decisioni e azioni, e che ogni cosa che l'uomo fa è intrinsecamente buona perché l'ha pensata lui. Occorre invece interpretare i segni dei tempi alla luce del Vangelo per rispondere a quello che c'è nel mondo, al male che comunque prospera e si vede, alle azioni buone che rimangono nascoste, e in fin dei conti rispondere alle eterne domande degli uomini, che altrimenti cercheranno sempre da se stessi una qualche forma di salvezza. Ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Il monito del Vangelo vale per sempre. Tanti lo cercarono, tanti lo trovarono. E il Signore Gesù, colui che mi sta accanto giorno e notte, la vera ricchezza degli uomini. Egli ha in mano i tempi, egli è colui che ricapitola in sé tutta la storia. Diciamo oggi con fede, alla fine di questo commento, a lui onore e gloria nei secoli dei secoli.